Dormito in queste sedie? Sì, anche a terra, quindi con copertine e aggeggi di avventura che sono stati portati qua dai nostri colleghi. Ci sono impiegati, geometri, capisettori dei vigili urbani, funzionari, 1500 solo a Catania e provincia, 22.000 in Sicilia, tutti lavoratori assunti da comuni, ASP, camere di commercio, università e enti locali, per lo più ex LSU e articolo 23, molti con un part-time, che il 31 dicembre di quest'anno rischiano di perdere il lavoro dopo 23 anni di precariato. Questo perché, spiegano i precari catanesi che da ieri sera hanno occupato l'aula consiliare della provincia a Palazzo Minoriti, è saltato nella finanziaria della regione il passaggio dai contratti a tempo determinato a quelli a tempo indeterminato, con lo stop del commissario dello Stato che ha impugnato la norma. E noi chiediamo che il governo regionale e lo Stato possano divenire a far sì che ci sia una deroga ai patti di stabilità, che è quello che blocca i comuni alla stabilizzazione a tempo indeterminato di noi lavoratori. Noi qui non smobilitiamo. Anzi, stiamo chiedendo e abbiamo già risposto ad altre province, ai colleghi della regione di tutta la Sicilia, di scendere anche loro in piazza. Solidarietà ai lavoratori è stata espressa dal Consiglio provinciale da Palazzo Minoriti. Fanno sapere di aver avviato un canale di interlocuzione con la Prefettura, ma per risolvere la situazione occorre una concertazione con la regione e col governo centrale.